Ciao ragazzi, ciao a tutti i fans della pagina esercizi di bodybuilding. Come promesso ieri, farò vedere oggi l'esecuzione di quegli esercizi particolari per i pettorali, cercando proprio di isolare bene il petto e escludendo bene il lavoro della spalla. Adesso vi farò vedere sulle distensioni alte con i manubri, come lo fa, diciamo, una persona magari che non è abituata a fare questo tipo di esercizio, come dico io, e poi alla mia maniera. Cercherò appunto di farvi vedere proprio il movimento perfetto, quindi userò dei pesi leggeri per farvi vedere e capire proprio il movimento come va fatto, ok? Gli esercizi userò quelli più classici, farò l'esempio su tutti quelli più classici più usati, poi vanno adattati a tutti i tipi di esercizi che si fanno per i pettorali, ok? Inizieremo con le distensioni alte con i manubri. Allora, il movimento classico che io vedo fare in palestra è questo qua. Uno scende e scende appunto su questa parte qua della spalla. Voi scendendo in questa maniera qua sentite sì un preallungamento del pettorale, però lo sentite molto sulla spalla anteriore, ok? Quindi io questo movimento qua lo cambio in questa posizione. Vedete, scendo, alzo il petto, arrivo di fianco, ok? Quando spingo, non spingo in questa maniera dove uso le spalle, ma spingo tenendo sempre il petto alto. Questo lavoro. Ok, riscendo, alzo il petto, ok, e spingo col petto sempre alto. Non è questo, perché facendo questo lavoro qua, se vedete, il petto non è contratto e c'è sempre il sopraelevamento della spalla, ok? Quindi voi provate proprio a fare questo lavoro qua, scendere di fianco bene il petto qua. Quando siete qua, le scapole sono chiuse e il petto rimane alto, ok? Poi si spinge e si viene su, ok? Si scende. Proprio questo movimento, vedete? Con una piccola rotazione. Ok, così. E così. Poi noterete che proprio fare il passaggio da questa posizione a questa, sentirete proprio il lavoro che cambia completamente. La sentirò sulla spalla anteriore, lo sentirete proprio completamente sul pettorale. Ok, quindi questo è il primo esercizio. Ok? In continuazione al video precedente, adesso vi farò vedere sempre sulla panca 45, che poi potrebbe essere piana o declinata, non cambia, però io faccio questa 45, le croci, le aperture, ok? Le aperture è ancora più evidente, perché se voi vedete, allora, di solito le aperture che io vedo fare in palestra sono queste qua, tutti che vanno verso dietro, fanno questo lavoro qua, ok? Sì, si sente tantissimo il lavoro sul petto, però sentite anche molto il lavoro sulla spalla, ok? Ok, quindi se voi invece di scendere, come faccio vedere, fatto vedere adesso, fate in questa maniera qua, ok? Leggermente in avanti, ok? Vedete, i manubri sono proprio paralleli al petto. Il gomito, se lo vedete, è leggermente in avanti. Cambia completamente il lavoro. Voi sentirete il lavoro tutto sul petto. Ok, le scapole sono sempre chiuse, il petto sempre alto, e poi salite col petto alto. Ok? Vedete il petto? Ok? Questo è il lavoro. Ok? E poi su. Ok, dovete cercare sempre di tenere il petto molto gonfio. Ok? Questo è il lavoro. Inspirare bene. E espirare. Ok? Voi sentirete proprio che se voi passate da questo movimento qua, così, dove sentite proprio un preallungamento del petto, però più che un lavoro, lo sentite come quasi se lo stiraste troppo al massimo, quasi se lo strappasse. Invece, se voi andate leggermente qua in avanti, il lavoro cambia completamente, lo sentite proprio direttamente sul petto, non sentite nessun preallungamento a livello di stiramento, ok? Sentite proprio un lavoro solo muscolare, ok? E poi salire su, ok? Quindi già sulle distensioni e sulle croci noterete la differenza, ok? Sentirete proprio un lavoro proprio solo sul pettorale. È importante adattare bene il peso a voi, cioè in base alla vostra forza. È importante isolarlo, sentire un movimento di isolamento, non di forza da fare con cattiveria, ok? Allora, continuiamo con gli esercizi. Adesso vi ho fatto vedere i primi due, distensioni e croci alte, panca 45. Faccio vedere anche con la panca piana, ok? La panca piana siamo tutti abituati a fare il classico allenamento col peso pesante. Quindi
quando io vedo fare la panca piana veramente pesante, non c'è mai un lavoro del petto completo, si cerca sempre a pensare ad alzare il peso che mettiamo, quindi si perde un pochino, diciamo, l'esecuzione del pettorale, si pensa a tirar su, quindi si ci aiuta con i tricipiti, si ci aiuta con le spalle e poi interviene il petto, ok? Cercate, adesso vi faccio vedere come farlo per isolare il movimento. Okay. Tanto è importante la distanza, che deve essere questa distanza qua, un pollice, non troppo, troppo ampio, se no si sente troppo per stirare il pettorale, quindi non va bene. Allora, si scende, ok? Si alza il petto, chiudendo bene le scapole, e poi si spinge col petto, ok? Vedete, il gomito va leggermente in avanti e il petto va verso la sbarra, ok? E poi si spinge in questa maniera, ok? Si scende, si alza il petto, si abbassano le spalle, ok? E si spinge, ok? La maggior parte delle persone quando fa la panca fa questo lavoro, scende e poi sale, fa questo, ok? Così lavorate proprio con la spalla anteriore, ok? Il petto non rimane contratto. Invece l'altra maniera, alzando il petto, proprio il petto contro la sbarra quando si scende, e poi dovete spingere col pettorale, non spingere con la spalla e il tricipite, ok? Il pettorale rimane sempre gonfio, così, okay, giù e su, e il gomito è leggermente in avanti, non è indietro, così sentite solo uno stiramento eccessivo, quasi sentite il pettorale che si strappa. Invece il movimento è questo, petto alto e spinta, si scende e si spinge col petto, ok? Un altro esercizio in sequenza a quelli che vi ho fatto vedere prima. Adesso il chest press, che può essere un chest press, può essere una macchina convergente. L'importante è proprio sempre la posizione delle spalle, che quello è importante, ok? Il chest press è un classico esercizio, sempre con l'esperienza che io noto in palestra, i ragazzi che si allenano fanno questo lavoro. La prima cosa è che vogliono caricare tantissimo, ok? E poi fanno tutti questo lavoro qua, perché col peso pesante fanno questo. Quasi tutti, perché non riescono, magari peso talmente pesante, con questo lavoro qua, vedete che il petto rimane sempre, cioè non contratto, è sempre la spalla davanti. Invece se voi cambiate la posizione, io sono in questa posizione, guardate, ecco qua, alzate il petto e praticamente dovete appoggiarvi sul centro della schiena, ok? Alzando il petto e appoggiandovi sul centro schiena, già il petto è in contrazione, lo vedete? Ok, poi quando si scende, invece di scendere col gomito alto, dove sentite proprio il pettorale che quasi si stira talmente tanto che quasi si strappa, guardate cambiando la posizione del gomito, vedete? Il petto si alza, quindi tutto il peso appoggia esclusivamente sul pettorale, non sulla spalla, perché guardate, ritorno col gomito in alto, vedete? Il lavoro sulla spalla, facendo questo lavoro qua è sul petto, ok? Ed è importante, quando si spinge dovete spingere col pettorale, dovete concentrare tutto il lavoro sul pettorale, quindi voi spingere col petto, in questa maniera qua, guardate, il gomito rimane sempre basso, vedete? Ok? Credetemi, anche se lo fate come sto facendo io, con peso leggero, sentirete il petto che lavora tantissimo, ok? Guardate, giù, vado giù, giù bene, alzo sempre il petto, tengo il petto alto, ok? Arrivo a questa posizione qua, e poi mi concentro sul petto e spingo col petto, non col tricipite. Vedete? Questo è il lavoro. Giù bene, petto sempre alto, gomito basso, e poi spingere sul petto e tenerlo alto. Ecco qua. Ok? Perfetto. Uno degli altri esercizi più classici che vedo proprio sbagliare sono i cavi, i classici cavi. I cavi proprio ci sono mille modi, vedo fare mille modi, ma ce n'è uno solo secondo me che è più giusto. La prima cosa è la posizione, non bisogna essere né troppo avanti, ok? Perché io vedo persone che fanno i cavi in questa posizione qua, mettono qua e vengono avanti perché sentono il pettorale che si stira, ma cioè già in posizione qua c'è la cuffia, le spalle sono in tensione continua, quindi è una sollecitazione sulle spalle incredibile, in più fate l'esercizio, quindi questa posizione qua secondo me è già da escludere, perché vi infiamma, lungo andare vi infiamma la spalla, ok? Quindi bisogna stare leggermente in avanti, ma poco, basta un passo, ok? Quando siete in questa posizione qua, già siete
a posto. Allora, posizione questa, anche qua spalla bassa, petto alto. Adesso prima faccio vedere come lo fanno di solito. Tutti fanno questo lavoro qua, ok? Vedi che la spalla è più avanti, largono e poi fanno questo, ok? Se voi provate a fare questo qua, cambia completamente, ok? Poi può essere incrociato, ok? Prima da una parte, poi dall'altra, però è importante tenere sempre il petto alto e centro schiena appoggiati. Ah, questo fate lavoro sul pettorale, ok? Chi non incrocia, che fa questo incrociato, fa fermandosi, schiacciando bene e tenendo il petto alto. Così, si sale bene fino qua e poi si chiude fino qua. Ok? E questa è la posizione, ricordate, questa e non questa. Vedo tutti che stanno inclinati, stanno inclinato, saltate il petto, perché la spalla sta in questa posizione, quindi il petto qua è mollo. Qui rimane mollo il petto. Se invece state alzati, lo vedete? Il petto è più avanti della spalla. Nell'altra maniera, la spalla è più avanti del petto. Quindi non isolate. E il peso che tirate su va tutto sulle spalle e sui tricipiti. Quindi, voi dovete ricordare di usare il peso giusto che vi consente di tenere sempre la posizione corretta. Ok? Posizione corretta è petto alto, appoggiati sul centro schiena, e quando fate il movimento gonfiare il petto, sempre gonfiarlo, ok? Se avete giù col petto in questa maniera qua non lo lavorate, ok? Un altro esercizio, sempre i cavi, sono adesso molto usati, i cavi clavicolari, ok? Io li chiamo clavicolari perché è un esercizio che lavora molto alto, proprio l'altezza quasi della clavicola, quindi lavora proprio la fascia più alta del petto, si fa stimolare, diciamo, un po' di più la parte alta, lavora sempre tutto il pettorale, però si stimola, diciamo, la parte un pochino più alta del pettorale. E questo movimento qua è fatto in questa posizione, adesso vi faccio vedere. Allora, sono tutti che lo fanno sempre così, lo vedete, saltano tutti, come dicevo io, lavoro del petto, perché fanno questo, pensano a tirare sul peso, ok? Questo lavoro qua. Se voi cambiate, allora, da questa posizione fate questa. Ok, siete qua e guardate il soffitto, ok? Questa posizione qua, vedete che sono proprio appoggiato sul centro schiena guardando in alto. Rotazione e schiacciare. Vedete il petto che è sempre più alto della spalla? Ok? Così, accompagnate, alzate e schiacciate. Questo lavoro qua. Come se facesse un abbraccio, abbracciaste il petto e lo alzate proprio verso l'alto. Ok? Questo qua. Vedi, anche se io adesso ho il peso leggero, facendo così, però lo sento lavorare tantissimo, perché lo sto proprio isolando. Voi pensate, la porzione di muscolo che cercate di lavorare è molto piccola, quindi vi spiegate come fate a lavorare con un peso pesantissimo per isolare quella parte lì. Capito? Quindi cercate proprio di trovate prima la posizione, che è importante, centro schiena alto e appoggiato, ok? E poi questo lavoro qua. Vedete? Questo. Vedete che è il petto più alto della spalla? Fate questo e poi questo. Ok? Allora, vi ho fatto vedere praticamente un po' di esercizi, quelli, diciamo, tra virgolette più usati, che poi io ho fatto vedere sulle inclinazioni delle panche, però possono essere fatte sulle panche piane, panche declinate. Tutti questi esercizi qua che abbiamo fatto, anche se sono diversi uno dall'altro, hanno tutti in comune una cosa. Se voi l'avete notato, prima cosa è petto alto, essere appoggiati proprio sul centro schiena. Poi scendere con i gomiti leggermente in avanti. Quando si scende, il petto va incontro al manubrio o alla sbarra, quindi il petto si alza e la spalla si abbassa. E poi, quando si spinge, invece di spingere con la spalla e col tricipite, invece potete concentrarvi e sentire il lavoro sul petto, potete spingere col pettorale, ok? Quindi, uno, scapole chiuse, petto alzato, ok? Due, quando si scende, andare col petto verso la sbarra, ok? E tre, tenere i gomiti leggermente chiusi, ok? Quindi, dovete cercare di fare proprio
questi movimenti in questa maniera qua, e vedete che riuscirete a isolare proprio veramente il pettorale, ok? E il peso è logico, si diminuirà, ok? Non saranno più carichi elevati, ma detto, non è che quello non lo dovete più fare, ok? Questi sono esercizi per quelli che non sentono veramente lavorare il pettorale, che non riescono a isolarlo, che non riescono a sentire il lavoro del petto, perché ci sono altre persone che invece, pur caricando, pur facendo non questa esecuzione come dico io, il petto li lavora tantissimo, quindi facendolo le lavorerebbe ancora di più. Però non è che devono cambiare il modo di allenarsi, è per quelle persone che non riescono a far crescere il petto e che non sentono proprio un lavoro sul pettorale. Quindi provate in questa maniera qua, così gli darete uno stimolo nuovo, uno stimolo maggiore, e lui riuscirà proprio a migliorarsi. E niente, adesso devo fare un piccolo tutorial che sulle spalle, perché i tre esercizi che preferisco io, prima di fare i pettorali, per far lavorare di più il petto ancora, appunto, e stimolare proprio la spalla anteriore, ok? Allora, in seguito al tutorial di prima sull'allenamento dei pettorali, vi faccio vedere anche i tre esercizi che preferivo sempre io sotto gara, prima di fare il petto, per stimolare la spalla, appunto per stancarla prima di lavorare il petto, in modo che poi il petto lo sentivo lavorare molto di più, perché la spalla anteriore era praticamente cotta, disfatta, e quindi non aiutava più il petto, diciamo, durante l'allenamento, quindi sentivo di più il petto. Sono tre esercizi che io prediligo di più, poi ne facevo anche altri, però questi ero sicuro che la spalla mi si demoliva, ok? Quindi potevo allenare il petto sicuramente solo esclusivamente con gli esercizi per lui, ok? Erano l'Arnold Press, ok? Questo qua, ok, la partenza è qui di fianco proprio al pettorale, ok, rimanere sempre sulla stessa linea spingendo, ok, arrivando in cima, ok, si scende, ok, questa maniera qua si va proprio a picchiare sulla spalla anteriore e un pochino sul laterale, perché la piccola rotazione fa, ok, questo lavoro qua. Questo era il primo esercizio, ok, bene, bene, ok, questo era l'Arnold Press, ok. Poi quando li facevo in triset passavo subito al bilanciere inverso su panca 70, ok. Questo è un esercizio secondo me che per la spalla anteriore è fantastico, perché tende proprio a lavorare proprio sul deltoide anteriore, e io vedevo che quando lo allenavo si allargava proprio la spalla, mi diventava molto più ampia, infatti sulla rilassata mi migliorava molto l'ampiezza, ok? Il movimento è questo. Allora, partenza di qua, si sale, ok, bisogna fare un semicerchio fino a qui, si scende, quando si scende si chiude i gomiti, si alza il petto, si arriva fino a qui e si va leggermente dentro, così, ok, si scende, si chiudono i gomiti, si alza il petto e si rallenta, ok, questo, e poi su, ok, questo, ok, vedete, è un semicerchio, è importante nella discesa, quasi più importante della fase positiva o negativa, si trattiene, si chiudono i gomiti e si alza il petto e si va giù dentro, ok, questo, così. Perfetto, e poi il terzo esercizio erano le alzate ad arco intermedio, e chi segue la pagina magari ha già visto questi esercizi. Allora, posizione questa, sempre posizione, sempre belli eretti, petto sempre alto, partenza è questa, si sale e si sale, vedete la via di mezzo tra le frontali e le laterali, scende, si alza il petto e poi si torna su, questo lavoro, così, alto e poi su. Questi tre esercizi a volte li facevo piramidali, ad esempio Arnold Press lo facevo piramidali, non so, 4 serie, 12, 10, 8, 6,
invece il bilanciere inverso facevo 4 serie da 10-12 e le alzate ad arco intermedio 4 serie da 10-12, ok? Con le pause di un minuto. Se no facevo i tri-set, ok? Dove facevo praticamente un esercizio dietro l'altro e poi la pausa di un minuto, ok?